No, no, eravamo partiti molto bene con subito i primi due gol. Prima di tutto sono felice per questo primo gol con la maglia del Pescara, però poi ci siamo un po' aperti, l'arbitro ha concesso dei rigori un po' dubbi. Raccontaci un po' quell'episodio perché ti riguarda proprio. Sì, purtroppo mi riguarda. Sono stato anche io poco attento, non ho visto l'arrivo del terzino e mi ha anticipato. È una situazione un po' dubbia, però accetto la decisione dell'arbitro. Ma cerco di fare il meglio in allenamento e cerco di giocare il più possibile, appunto. Sì, molto intuito. Mi è arrivata la palla da destra, ho controllato, ho visto il portiere, ho provato il tiro e appunto è andata Avete dentro. seguito la traiettoria, detto dai che. Sì. Senti, invece sui movimenti che chiede il mister, come li state assimilando? Se per te è una cosa nuova, immagino di sì, perché Sì, sui è meccanismi che chiede lui, i movimenti, i tattici. una cosa nuova per me, però cerco di adeguarmi il meglio possibile al mister e ai suoi movimenti. Quando si è creata l'opportunità di venire a Pescara, immagino ti hanno parlato del fatto di poter essere allenato da Sì. Zeman e quanto questo per un attaccante possa incidere. Conta tanto perché si sa il passato del mister e come ha cresciuto appunto gli esterni offensivi, quindi è una buona opportunità E di per me. Pescara cosa sapevi, cosa ti ha colpito quando hai saputo di Ma so venire? che è una bellissima piazza, una bellissima società e speriamo darò il massimo per questa squadra.